15 agosto i talebani hanno preso Kabul, la capitale dell'Afghanistan, e da quel momento si è creata una situazione di crisi che noi abbiamo cercato di capire meglio con Fausto Viloslavo, giornalista di guerra, che in quei giorni si trovava lì per cercare di spiegare meglio tutta questa situazione. Ho visto scene che non dimenticherò mai, come una bambina, neanche 10 anni, vestita di rosso, che era schiacciata dietro dalla folla, era davanti alla rete, aveva scavato con le manine, ha cercato di scavare, di aprirsi un varco nella rete, ma non abbastanza grande da passare, e c'erano i marines che presidiavano, che avevano ordine di non far passare nessuno. Proprio la situazione era drammatica, perché l'aeroporto era circondato da 20.000 persone che premevano per scappare dal regime talebano. Molti erano ex collaboratori, però c'erano anche attivisti dei diritti civili, c'erano attiviste dei diritti delle donne, c'erano sportivi, c'erano intellettuali. Dopo 20 anni ci siamo resi conto che non avevamo più voglia di stare in Afghanistan, anche per tutto il sangue versato, i soldi che avevamo speso, e gli americani hanno deciso di ritirarsi e di accordarsi addirittura con i talebani, e il risultato è stato che dopo 20 anni di intervento militare i talebani in 2 mesi, anzi un mese e mezzo, hanno preso il potere. Rendetevi conto di quanto siano preziose due cose: una, la libertà, e anche la pace. Siamo terribilmente fortunati a vivere in pace da 70 anni e non come in Afghanistan, dove vivono in guerra da 40 anni. Cosa possiamo fare noi ragazzi adolescenti occidentali davanti a questa situazione, appunto per non sentirci inutili? Io vi invito ad accogliere i ragazzi e le ragazze afghane, a cercare di farli sentire integrati nella nostra società. È giusto che accogliamo chi veramente scappa dalle guerre. Grazie ancora Fausto Viloslavo per averci spiegato quello che sta succedendo a Kabul e quello che accadrà. Noi ci impegneremo ad accogliere questi ragazzi e sicuramente speriamo che anche voi farete lo stesso.